Certo, se mi vado pure Joker? difeso a 200, quindi... Allora? Ciao, Non Melo! avevo capito che era 200. Buonasera, Buonasera, bene, o JJ, buonasera, cioè, caro! l'unico che si difendeva. Buonasera! Buonasera! Buonasera, caro! Qualcuno ha chiamato a mettere la Buonasera! porta? Vuoi farti due partite? Sì, ma io non ho mai giocato a sto gioco. Cioè, me l'hanno fatto scaricare in questo momento. Ok, Raga, ciao! se ci sono dei posti, c'è l'altro terzo 200 che se vuole entrare. No, in realtà siamo già No, 11. Siamo Ok. Ah, già al ok. massimo. Allora, giocherone, devi mettere il codice che trovi su Discord, che te lo dico. Dov'è che lo deve mettere, Apri. L'ultima delle tre categorie online e poi l'ultima delle tre. Insert code. Non copiarlo, ma riscrivilo perché è un po' bagarello. Hank? Ok. Ed entri in stanza con Aspetta. noi. Gigi, non hai paura che Effettivamente, guardi il muro così? GG. Ci siamo io, Hank, Gigino che è Luis, Rocco Brass e altri ragazzi. Uno è un amico, DJ Maddox è un amico di Luis, c'è cioè Sofia e altri ragazzi. Entrato? Ecco! Sono Joker, se sei in entrato? live, non far vedere il No, codice, l'ho tolto, sì. Ok. perfetto. E Propongo ci un dice... brindisi. Ah, no, lo devo dire Vai. dopo. È una Ci frase sto che col vorrei brindisi. dire. Cin, cin, tin, tin, Ma tin, tin. io non ho capito che cazzo devo Ah, Omi, in fare. realtà potresti dirla già adesso perché non stiamo iniziando. Alla salute! Alla salute. Alla salute. Alla salute. Alla Ma salute. scusa, il Boom codice Baby, sei tu come Joker, immagino, quindi possiamo startare, fai? Sì, giusto? però a me il codice me lo fa vedere centrale, perché? Sì, perché poi dopo arriva Si rimane centrale. sempre. Aspetta, però tanto siamo full, per cui non è un problema. Ah, ok, a posto, a posto, a posto, a posto. Eh no, ma dopo entra gente Basta che appena faccio finisce la play partita, again. subito play again. Tocca Ok, svegliarsi, eh. È quello il fatto. esatto. Ok, allora Hank, fai un... No, aspetta, dovevi far Ah, giusto, capire. perché lui non sa le regole. LOL, vabbè, ho intato, Va scusate. bene, Joker, mutati e quando si chiama un meeting, quando vedi una schermata di meeting, smutati da Discord. Solo questa cosa qua. Ok. Ok, non credo che ora Joker... Sappia, buh, lo devo dire dopo. Lo voglio dire dopo. Questa però è colpa. Che è successo? Sì? Già. Sì? Sì? Mi sa che voleva provare il tasto, Penso credo. stesse Allora? facendo un test con il Eccoci. tasto. Dica. Che succede? È quello che è un tasto che puoi utilizzare una volta a partita e lo utilizzi quando vedi qualcosa di sospetto, quando vuoi dire Vai, qualcosa a qualcuno, vai, vai, a della squadra. ma che nickname è? È Secondo me è il... Omi. No, Vabbè, skippato. Allora, fate tutti... utilizziamo questo tasto intanto, allora. Questo tasto è il tasto per i sospetti. Se vedi uno che è sospetto, che si aggira, premi vai in mezzo e premi quel tasto. Bella Omi. Dovrebbero avermi visto fare Grazie, Andrea. quest dei cosi, comunque 100 Sank e Omi. Ma quindi Sì, io... confermo, infatti almeno volevo dire questo, dato che Esatto. approfittiamo. Allora, Joker, esatto. vivitela come una prova. Vivitela come una Si prova sta che... schippando o si vota? che è... non siamo riusciti a spiegare. Aspetta, cioè, giochiamocela così. E Sofì puoi skippare, scusami per se mi sono preso queste confidenze. Sofia, puoi skippare. Grazie. Grande Gigi. E ora dobbiamo spiegare, ma effettivamente è colpa di Hank. Però, non voglio flammare Hank ovviamente, però giocando così, fidatevi che è meglio spiegarglieli dopo, così le regole, che così almeno questa se la fa di prova e la prossima pensa se è l'impostore. E la prossima ha già un po' più o meno capito cosa deve fare. E se gioca, non so se sta streamando, ditegli di premere tab per la mappa. Non ditegli di premere Alt F4 perché potrebbe essere un po' problematico. Oh! Mamma mia, se l'è tirata comunque. Ho visto. Cos'è? Scusa, Scusate. Joker, devo. Ho visto Joker uccidere. Eh, Era cagato.
Vabbè, questa cosa è un po' in simpatia. Però posso dire una cosa. Io ho visto dentro la stanza dell'elettricità un tot di persone con la porta chiusa. Si apre la porta, ci sono Omiator e Gigino morti. E dentro c'era Vado. Io ero dentro, c'era anche Mr. Beast. Chi è che c'era dentro? Io Rocco Braz, ho visto, e c'era dietro di me Mr. Beast. Io stavo facendo... Grazie Andrea. Io ero dentro, stavo facendo la task, quella dei cavi, e stavo dicendo che Omi era safe, sicuro. Quindi tu, Hank, Joker e chi altro e Mr. Beast eravate lì dentro. Io ero con io ho visto Joker uccidere proprio. Allora gli altri, sì, sono questi, perché ci sono entrambi i cadaveri dentro. Vedere. No, no. Secondo me l'altro è Hank, sinceramente. Ma tu quindi, io sono arrivato sui cadaveri, lui ha chiamato un secondo prima di me, c'aveva due cadaveri sotto i piedi. Che si è chiamato là... cioè può essere, ho sospetti, non posso dare 100%. Vabbè, io non ho modo di giustificarmi, comunque le persone in quella stanza sono quelle, quindi mo man mano li escludiamo. Il primo comunque è il buon giocherone, poi dopo ti spiego le regole, scusami. Io 200, c'è uno 100, quindi io mi guido, credo siamo scagionati. Posso dire una cosa? Tra poco? Sofia non ha detto niente. Pure due. Io ero da reattore, quindi ero da solo. Io mi dissocio. Dal reattore. Sono passato io dal reattore. E Joker ci dice. Sono arrivato tardi. Boom, eccolo. Baby bye. Arrivava la stronzata. Ma questo qua è tipo il gioco del lupo, cioè quella roba la. Lupo si fabula. Allora, una cosa, giocherò. Ora tu, ovviamente, sei un fantasma. E nel frangente, tu non puoi comunque. Grazie, Loco. Tu non puoi parlare più ora con gli altri. Puoi parlare più okay. Perché in realtà i morti non parlano, è la regola. E tu, però, sei un impostore, per cui tu potresti parlare. Cioè, non è irrilevante adesso. Ora okay. ti faccio l'unica cosa: ti faccio spiegare da Hank. Poi meglio, perché io non sono capace proprio a spiegare. Ok, e basta. Però è fidati, è un gioco del cazzo che appena capisci due o tre cose. E ora, ovviamente, sei l'impostore, per cui non puoi capirlo. Appena capisci in due partite, capisci tutto. Ti consiglio sempre di premere tab. Per vedere la mappa. Ok, non me la fa vedere la mappa, spero, devo andare qua, ok. Ma sei da PC o da telefono? No, da PC. Ok, ok. Non so con che altro si preme la mappa. Io credo, non so, c'è qualcun altro che mi sente? Io. No. Ok, tutti non sono mutati, dovreste mutarvi, ragazzi. Perché no. Vorrei fare le mie congetture da impostore. Ah, comunque, ok, sembrava molto trastiero messo, ok, perfetto. Prima ah, sì, mouse. Bravo. Sì. Oh, ora stanno tutti smutati, ora si smuteranno tutti. Sì. Questo è il meeting. Ho trovato il cadavere di Sofia, ero insieme a Rocco perché mi fidavo ciecamente di lui e siamo andati in giù insieme e l'abbiamo trovato. Io vi posso dire che non è stato 200 perché stavamo insieme nella sala dell'elettricità quindi... a fare i cavi. Chi erano quelli là della stanza di prima? Io, Mr. Beast, Rocco e Mr. Beast, di quelli che sono rimasti. Mr. Beast, io a un certo punto me lo sono trovato alle spalle, ero da solo e non ha fatto niente. Quindi questo non era. Però io ho visto Mr. Beast fermo al tavolo dell'emergency. Una cosa, ragazzi, per Joker, visto che non aspetta, per Joker, visto che non conosce le voci, e dite chi siete quando parlate. Scusate, ok. Ok, 100, e non ho niente da dire. Io sono 200, figa. Io sono Mr. Beast. Mr. Beast lo riconosci perché è l'unico che parla napoletano. Ok. Ok, ok. Io sono GG, quello Fede. Che ha accusato all'inizio. Cioè quello che ha trovato il cadavere. Rocco Brass. Va bene, quindi veloci, ragazzi. Io volevo rispondere ad Hank che ha detto che ero vicino al tavolo. Ho finito le task, quindi sto vicino al tavolo. Così se qualcuno mi si avvicina minaccioso, premo il bottone. Ci secondo sta. Me allora Hank. Ma io secondo me così è esclusione. Proprio pure JJ Maddox non l'ho mai visto. Puoi chiedere a Rocco.
Io posso confermare per GJ, perché era proprio con me, io sto facendo le tasche là dietro di me, quindi difficilmente è andato giù a uccidere, non lo allora, so. Secondo, allora così, perché io stavo insieme a 200, vogliamo... voi stavate insieme, saranno anche Mr. Beast. Esattamente, no, però cioè, uno Joker, era Joker, quindi Hank. Ah, cazzo, quindi, ma io voto Hank. Quindi, anche quindi io. Votiamo, io ci stavo per me stesso perché ero io. Era impossibile vincerla. Ma hai accusato Joker prima. Hai volevi fare la furbata. Hai accusato il tuo compagno. Hai fatto la mossa a Simone Panetti. Ho fatto l'unica cosa che potevo fare. Dai. Play again. Veloci. No, tanto finché non lo premo io, non può entrare nessuno. Ok. No, è entrato Valdrin. Il signor Valdrin. È entrato Boom Baby by 1. Ma anche Omi 20 EQ. Fanno un'altra. Ah no, io sono era riuscito a entrare. Intanto adesso ho messo la gamba sul codice, così non lo vedono. Ok, perfetto. Ok. Beh, allora, se volete provare a rientrare, se non ne faccio un'altra, vediamo al volo chi è. Matteo. Carissimo. Va bene, dai, ne faccio un'altra. Puoi bannare Omi 20 EQ? Che non mi sembra l'ho già bannato, via. L'ho già bannato. Allora, lead game. Solo che devo capire io se creo la stanza. Non dovrebbe vedere. Chi è questa voce? Hank. Io sono okay. Mr. Beast. Okay. No, non credo. Allora, io Hank, nel frattempo, Gigino. Puoi spiegare velocemente a Joker. Chi è questa voce? Io sono Gigino. Dalla finestra di camera mia. Okay. Sto per fare allora ragazzi, cioè Joker, il gioco funziona così. Il gioco. Aspettami, sto copiando il codice, non posso fare entrambe le cose, un secondo. Ok. Allora, il gioco funziona così. Siamo tutti su una navicella, ok? Ma la navicella ha dei problemi tecnici, tecnologici. Grazie ai Nab, grazie mille per l'host, ragazzi. Pepo Love per gli Nab. Un bacione, grazie. Ragazzi, all'inizio di ogni partita, per due persone verrà scritto sei un impostore, come è successo a te prima. Okay. Mentre invece per gli altri sono crew members. L'obiettivo dei crew members è trovare gli impostori o finire i task che tu non hai potuto vedere nella partita di prima. Okay. I task sono una serie di cose da fare sulla mappa che ti vengono indicate, la mappa si apre con tab. E te li trovi anche scritti a sinistra, ok? Quindi se sei un crew member, il tuo obiettivo è cercare di stare vivo, cercare di capire chi sono gli impostori, hai sentito prima che si discuteva, e intanto completare i task. Completare i task, super importante, ok? Che li vedi con tab le tue task. Poi sì, gli impostori possono fare delle malfunzionamenti nell'astronave e quelli là verranno indicati con delle freccione rosse, perché quelli sono i più importanti, per cui tutti gli innocenti vanno lì a ripararli. Poi piano piano capirai un po' le dinamiche. Ok. Calcola che gli impostori, come tu hai visto prima, non devono fare le task, per cui si metteranno a fare finta di farle, per cui devi anche vedere se uno, poi ora capisci, se uno le fa veramente, se non le fa veramente, per finta, non per finta. Il consiglio che ti do è occhio dopo un po' a girare da solo con una persona se sei innocente. Cerca di girare sempre con due persone. Ok, perfetto. E poi stai con me che sono il più intelligente della stanza, come sanno tutti. Ok. Certo. Quasi vero. Sì, queste sono le basi. Se sei impostore puoi anche sabotare, quindi creare degli allarmi. Ok, non so se sentite. Se sei impostore uccidi Hank per primo. Questa è la regola. È la regola non scritta questa. Okay. Sì, esatto. E niente. Prima Hank. Questo è un po' così. In realtà ci vorranno un po' di partite per imparare quali sono i task, come ci si muove, come ragiona la gente. Quindi all'inizio sarà un po' difficile. Ma appena sali on board è un gioco molto molto divertente. Vai, proviamo. Ultima cosa, anche quando muori puoi fare le task. Quindi anche quando sì, sei esatto. Morto devi girare e fare le task. Sennò per noi è impossibile vincere. Ok. Sto facendo la break dance. Let's go. Oh. Quando dice shh, tutti mutarsi. Crewmate Pop. Ok. Thank you.
Rocco Braz mi sembra ok. Joker, non so se ha capito, ma mi sembra che stava facendo le fake task di nuovo. Forse di nuovo Joker. Forse di nuovo Joker. Chi è che mi vede? Grazie per la modifica, bello. Bello o miau. Grazie, Thor. Forse di nuovo Joker. Che succede? Sì. Gigino? Gigino? Ero... Stavo guardando... Sì. Omi che non stava facendo una task. Ah. Ovvero? È stato davanti al coso delle foglie senza fare niente. Quali foglie? Quello in basso, l'ho fatto. Non l'hai fatto. Sì che l'ho fatto. Ma no, aspetta, foglie... hai visto le foglie uscire? Zero. Ok. Ok. Questa... Io sono innocente, vi dico questo. Ucciderete no, me. Beh. Ucciderete allora, me. Allora, non sto dicendo che tu sia per forza un impostore, potrebbe essere che il gioco non abbia mostrato a me che l'hai fatto, ma non ho visto nessuna foglia uscire, sei stato lì davanti al coso a guardarlo. Magari è soltanto un pessimo lavoratore. Tu Andrea l'hai fatto? L'ho fatto, certo che l'ho fatto. E potrei dire, non l'ho fatto, stavo facendo altro, invece l'ho fatto. E... Come lo dimostri? Lo dimostro morendo, se volete. Che hai votato? No, ma io non ti voterò, ma ti terrò d'occhio. Va bene. Okay. Teniamo d'occhio. Io posso dire che Gigino e Rocco Braz hanno fatto gli shield, li ho fatti anche io, ma siete andati via, comunque. Io non sono sicuro della sincerità di Boom Baby. Ma perché sempre a me li mette in mezzo, scusami. Stai ascoltando un po' troppo senza parlare. Io stavo ascoltando, io devo capire ancora il gioco, devo capire. È vero, vero. Eppure, infatti skippiamo il voto in basso. Ma secondo me qua, tanto che mi stai a parlare, secondo me mi puzza qua, Mi va a partire Boom Baby, che poco casi, Vediamo. A me mi puzza Boom Baby e credo che abbia già capito come giocare Boom Baby. E bisogna stare attenzione perché Boom Baby potrebbero tutti vederlo come un nabbone e magari invece ci toglie la ciliegina dalla torta. Cosa sto dicendo? Il mio italiano non è andato molto bene in questo momento, anche questa frase non è... Oh. Bisogna stare attenzione. Eccola. Okay. Allora, ho trovato il corpo di Sofia sul reattore in alto a sinistra. Ok. Ho visto qualcuno che stava scappando verso destra ed era scuro, non so dirvi di più però. Io ero sotto con Omi, Hank e qualcun altro. Tutto a sinistra dove c'è il reattore a fare quella di premere i numeri in ordine. Io se non sbaglio ero con Gigino, possibile? Sì. Eravamo due, Gigino e? Con Mr. Beast. Ah, ok. Ed io poco prima ero con Omi. Però non stavi facendo niente, Boom Baby. Eh? Perché eri lì con noi? Io vi seguo. Io adesso mi seguo. Ok. Mi fido della tua innocenza No, se volevo vorrei ammazzarmi, tanto cioè cascate male, quindi fammi fare. Ragazzi, io posso confermare che Gigino è buono, anche se l'aveva già confermato Hank, perché ha fatto la tasca dei Rappi. Sì, anche Mr. Beast è buono, giusto? Grazie, perché ha fatto Gigi laser. Bene. Siamo tutti buoni, insomma. Quindi, aspetta, l'hai visto fare la scan? Sì.
chi è come l'ha fatta? Salendo su di te? No, ha aspettato che finissi. Ok. Quindi Gigino, Rocco Brass, Mr. Beast e io siamo buoni di sicuro. Rocco Brass non lo so. Se io sto non ho capito. Io stavo con Gigino, non l'ho mai visto. Io stavo con Gigino e Mr. Beast. Io vi posso dire che sono buono, ma non posso provarvelo. Stavo a fidarvi. Cerca di stringere, ragazzi. Cioè, finito il tempo. Io schifo. Tu cosa fai? Io ero con Hank e Omi. Io ero con JJ Maddox e Hank. E c'ero pure io. Però Omi non ha parlato tutto il tempo e mi puzza tantissimo. Stavo facendo. Va bene, non parlo tutto il tempo, sto zitto, sto facendo il bravo cittadino e mi accusano, va bene? E ora lo sapete cosa faccio? Vado alle telecamere, va bene, bisogna stare attenzione, ho sbagliato, ok? Cosa, devo essere crocifisso a vita per questo verbo sbagliato? Il king delle droghe. Tanto non vedo, per cui sto così, grazie Polbiro. Ah, c'è qualcuno alle videocamere? Chi è lui che gira? Boom baby. Signori. Ok. Ok, ho assistito. Ah, JJ Maddox 100%. Vai, parla, parla. Sei riuscito a premerlo prima tu? Allora, no. JJ Maddox. Ho visto c'era. Ah, è morto Omi, io pensavo fosse lui. O Rocco, o Mr. Beast è morto, o Gigino. È morto? C'era la security. Alle io ero la security. Qualcuno allora, la security ha ucciso, non so se Omi o Mr. Beast. Posso fare delle domande io? Alla security non c'era nessun morto. Gigino, stavi guardando la security, giusto? Quindi è morto. Posso? Mr. Beast è stato ucciso in security. C'erano sopra Rocco Brass, Gigino e Mr. Beast. A un certo punto è arrivato JJ Maddox. Si è appropinquato nel gruppo e ne ha killato uno. Perché so che Gigino è buono perché gli ho visto fare i task, so che Rocco Brazza ha fatto gli shield, a meno che non abbia fatto un trick malato che si è messo sopra Gigino mentre Gigino faceva gli shield per fingere di fare gli shield, quindi JJ Maddox inoltre ha riportato il cadavere prima che mi spawnasse il tasto a me, cioè io stavo spawn cliccando, quindi secondo me è JJ Maddox. Io ero alle telecamere, non stavo guardando le telecamere, ho visto JJ Maddox arrivare ed Hank era dietro. Io voterei JJ Maddox. L'ha ucciso, però mi puzza. Se non è JJ Maddox è Rocco Brass comunque, di sicuro, quindi siamo messi bene. Esatto. Rocco? Io voto Rocco. No, che Rocco? JJ Maddox dovete votare, non raga. Non disperdete voti. Io ho votato JJ Maddox. JJ Maddox e poi votiamo Rocco. Andiamo in ordine. I buoni che sfidano di me faccio Shurix, grazie mille, 500 bits. Se uno, però se uno mai ha votato, ha votato. Sì, grazie Shurix. Sei stato tu? Ok, io ho votato Rocco. Allora devo votare Maddox, quindi. No, va bene. In caso, comunque, se no è Rocco. Non se avesse votato Rocco per distogliere l'attenzione da lui? Oh Dio, è tutto. Mamma mia. Ok, ci sarà da divertirsi. Ci sarà da divertirsi, ragazzi. Ve lo dico già. Free content, Coggers. Free content, Coggers. Ci sarà veramente da divertirsi. Veramente. A meno che Joker non butta tutto nel cesso. Ecco Boom Baby.
E trovare qualcuno da solo, un baby. Chi era l'altro? Joker. Chi era? Sì. Ah. Joker doppio assassino, subito, così, caldo. Ma Joker era un infame, porco due! E poi doppio assassino, e ragazzi, se non facciate le task, nessuno l'aveva minimamente... Vabbè, eravamo 5 di 1. No, mi stavate accusando a vicenda. Non è vero. Sì, sì, Rocco Brasa, se non è lui è Rocco Brasa. Sì, perché lì sopra c'erano loro, quindi deve essere uno dei due. Una volta trovato quello, l'altro è automaticamente scagionato, anche perché io l'avevo visto fare gli shield, quindi... Ma però, mi sa che non so capire.